Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vedete che lo sfondo è cambiato perché sono in Germania. Appunto, come negli ultimi 2 anni passati, sono di nuovo qui per una nuova stagione. Quest'anno però non vi faccio vedere che cosa metto in valigia in maniera specifica, perché comunque sia vale ancora il video dello scorso anno, che è quello un attimino più aggiornato. E anche se qualcosina è cambiato, non è cambiato così tanto da giustificare un nuovo video del genere. Quindi se non l'avete visto e vi interessa, potete andarlo a recuperare. Oggi invece, dall'alto della mia esperienza nel fare le valigie, vi volevo dare 10 consigli per fare la valigia perfetta. Vista la mia esperienza, sono qui a darvi qualche consiglio per viaggiare in maniera più o meno leggera, portando lo stretto necessario, nulla di più, nulla di meno, ed evitare quindi lo stress di fare le valigie ogni volta che si deve partire per una vacanza o un viaggio più o meno impegnativi. Ci sono due cose che vi consiglio di fare prima di cominciare a preparare il tutto, ovvero controllare il meteo, perché appunto in base al meteo che troveremo alla nostra destinazione dipenderà molto quello che andremo a mettere in valigia, e anche controllate soprattutto le scadenze dei vari documenti che dovrete portarvi in viaggio, perché se c'è qualcosa che è in scadenza o comunque è già scaduto, sarà il caso di rinnovarlo, in particolare carta d'identità e passaporto. Ma veniamo al dunque, partiamo quindi con i consigli per fare una valigia perfetta o quasi. La prima cosa da fare in assoluto è fare una lista, quindi mettere nero su bianco tutte le cose che potrebbero servirci in un determinato viaggio. In questo modo riuscirete a bilanciare bene quello che vi serve, evitando di dimenticare qualcosa o di portare via cose assolutamente inutili. Io in realtà ne ho una che poi adatto più o meno a tutte le situazioni, appunto comprende più o meno un po' tutto e mi aiuta appunto a ricordarmi le varie cose che devo portarmi in viaggio. Numero 2, me l'avete visto fare appunto nei miei vari video, posizionare sul letto tutte le cose che intendete infilare in valigia. In questo modo avrete una panoramica generale di quello che appunto avete scelto e potrete valutare un pochino meglio se ci sono cose che effettivamente vi servono o se c'è qualcosa che vorrete aggiungere. Terzo consiglio, scegliete la valigia giusta. Ogni viaggio ha il proprio tipo di valigia, dipendentemente appunto dalla destinazione, dal tipo di viaggio, se siete fissi, tra virgolette, in un hotel, se è un viaggio itinerante, un on the road, o un viaggio in treno, in aereo, in automobile, eccetera. Quindi scegliete con cura il vostro tipo di valigia o il vostro tipo di zaino, facendo attenzione al fatto che più la valigia è grande, più avrete la tentazione di riempirla con cose che vi sembrano utili su un primo momento, ma saranno soltanto un peso in più da portarvi in giro. Quarto consiglio è quello di arrotolare i vestiti invece che piegarli. E su questo è fondamentale il metodo di piegamento e di arrotolamento di Marie Kondo, che ormai più o meno tutti conoscono, l'avete appunto sempre visto nei miei video più o meno come arrotolo le cose, e fidatevi, permette di sfruttare al meglio qualsiasi spazio della valigia. Quinto consiglio, in particolare per i viaggi lunghi, come può essere il mio, o per i viaggi quelli in climi piuttosto freddi, il trucco è quello di usare il sottovuoto. Appunto, permette di risparmiare parecchio spazio se dovete mettere in valigia parecchi maglioni o cose pesanti, ve le assottiglia più o meno e permette di recuperare veramente tantissimo spazio. Sesto consiglio è quello di ottimizzare il beauty case, in modo tale, soprattutto se viaggiate in aereo, da non avere problemi ai controlli. Quindi ricordatevi che se nel bagaglio a mano andranno soltanto le boccette piccole da massimo 100 ml in una bustina trasparente, mentre i flaconi, quelli più grandi, dovranno andare nel bagaglio da stiva. Settimo consiglio è quello di ottimizzare gli spazi, ovvero dopo aver riempito la valigia con tutti gli oggetti più grandi e ingombranti, potrete utilizzare gli oggetti un pochino più piccoli, che possono essere l'intimo, i calzini, il costume o i vari cavetti elettronici, eccetera, per riempire i buchetti vuoti e appunto sfruttare al meglio ancora di più tutto lo spazio in valigia.
Consiglio numero 8 è quello di usare sciarpe, foulard o scialli per, tra virgolette, ricoprire tutto il contenuto della valigia. È un metodo che ho imparato da poco, ma mi sta aiutando, tra virgolette, molto perché in realtà, oltre al fatto che non sono particolarmente stropicciabili questi capi, quindi comunque sia in qualsiasi modo li mettiate, sono abbastanza sicuri. Questo metodo vi permetterà di evitare che la cerniera si inceppi in mezzo ai vostri vestiti quando andrete a chiudere la valigia. Consiglio numero 9, ricordatevi sempre di portare con voi l'adattatore internazionale per le prese elettriche e anche, secondo me, un power bank potrebbe essere sempre molto comodo e utile. Dipende molto da dove andate, in realtà io cerco sempre di portarmelo dietro, anche perché avendo la presetta USB riesco comunque a caricare magari un paio di dispositivi alla volta. E mi evita brutte sorprese nel caso non mi sia informata bene e scopra che il posto in cui vado ha delle prese diverse da quella e non compatibili con quella italiana. Decimo consiglio per chi viaggia in aereo è quello di infilare in valigia tra i vari accessori anche la bilancia pesa-valigie, semplice, poco ingombrante e poco pesante. Vi permetterà, soprattutto con la valigia del ritorno, di tenere sotto controllo il peso e di non eccedere, evitandovi quindi brutte sorprese una volta che arrivate a fare il check-in in aeroporto. Spero che questi 10 consigli vi siano stati utili. Per concludere, vi dico che se manca qualcosa si può sempre comprare e se abbiamo dimenticato qualcosa vuol dire che alla fine non era poi così importante, quindi possiamo nel caso anche provare a farne a meno. Spero quindi che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se non lo siete, magari attivando anche la campanella per essere informati riguardo all'uscita dei nuovi video da qui, dalla Germania, almeno per il momento, vi toccheranno i video da expat. Se avete qualche altro consiglio da dare a chi vuole fare la valigia perfetta, lasciate un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, vi ricordo che ci sono i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure qui in Germania, ma non solo. A me non resta che darvi appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video e lasciarvi dicendovi il mio solito Have a nice life!